Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Zolfo più potassio carbonato unguento new.fa.dem. Newfa.dem. Farmaceutici e chimici SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è zolfo più potassio carbonato unguento new.fa.dem. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere zolfo più potassio carbonato unguento new.fa.dem. Durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è zolfo più potassio carbonato unguento new.fa.dem. Zolfo più potassio carbonato unguento new.fa.dem. È un farmaco a base del principio attivo zolfo precipitato più potassio carbonato, appartenente alla categoria degli antiscabbia e nello specifico prodotti contenenti zolfo. È commercializzato in Italia dall'azienda Newfa.dem. Farmaceutici e chimici SRL. Zolfo più potassio carbonato unguento Newfa.dem. Può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni zolfo più potassio carbonato unguento new.fa.dem. Unguento 1000 g zolfo più potassio carbonato unguento new.fa.dem. Unguento 30 g. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare newfa.dem. Farmaceutici e chimici SRL. Ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe C. Principio attivo zolfo precipitato più potassio carbonato gruppo terapeutico. Antiscabbia forma farmaceutica. Unguento indicazioni trattamento di infezioni micotiche cutanee, psoriasi, dermatiti seborroiche e di affezioni cutanee di natura parassitaria, scabbia. Posologia adulti e adolescenti, bambini di età superiore a 3 anni. Applicare l'unguento, nella quantità necessaria in relazione alla parte da trattare, 2-3 volte al giorno. Per il trattamento della scabbia, dopo l'applicazione dell'unguento è necessario frizionare energicamente la zona da trattare. Inoltre, l'unguento deve essere lasciato a contatto con la pelle per almeno 24 ore senza lavarsi. Il trattamento deve proseguire per almeno 3 giorni consecutivi. Controindicazioni per sensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Estese lesioni cutanee. Bambini di età inferiore a 3 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego uso esterno. Evitare il contatto con bocca, occhi, genitali e altre mucose. L'uso, specie se prolungato, dei medicinali per uso locale può dare origine a fenomeni di irritazione o di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi specifici di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere zolfo più potassio carbonato unguento new.fa.dem. Durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere zolfo più potassio carbonato unguento new.fa.dem. Durante la gravidanza e l'allattamento. In mancanza di studi specifici, il medicinale deve essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento solo in caso di necessità e sotto il diretto controllo medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di zolfo e potassio carbonato, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono noti casi di sovradosaggio. Se usato in quantità eccessiva può essere irritante per la cute e le mucose. Sono stati registrati decessi a seguito di ingestione accidentale di zolfo e potassio carbonato da parte di bambini. Proprietà farmacodinamiche categoria terapeutica. Preparati contenenti zolfo, vari codice ATCP03A49. Quando applicato sulla pelle, lo zolfo forma solfuro di idrogeno e barra o acido politionico, i quali possono avere attività germicida.
studi, proprietà farmacocinetiche. L'assorbimento, distribuzione ed eliminazione dello zolfo dopo applicazione cutanea non è stato pienamente studiato. Lo zolfo penetra la pelle dopo applicazione locale ed è rilevabile nell'epidermide entro 2 ore dall'applicazione. Dati preclinici di sicurezza. Non esistono dati preclinici adeguati su zolfo e potassio carbonato. Lo zolfo ha mostrato tossicità in ratti dopo esposizione orale, LD 55.000 mg/kg, e in misura minore in conigli, elenco degli eccipienti vaselina bianca. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.